realtà è prima di tutto per me seguire una persona, è il desiderio di stare dietro a Gesù, questa è principalmente la santità. Si gioca nel mettere la propria vita dietro al Signore Gesù, cercando di viverlo nella quotidianità, senza grandi cose. Credo che il Signore non ci chieda di fare delle cose straordinarie, ci chiede di vivere l'ordinarietà, la quotidianità, ripresentando il suo modo di agire, il suo modo di fare, il suo modo di essere. Se la santità è stare dietro ad una persona, se stai dietro gli vuoi bene, non devi andare dietro con i musilunghi. I musilunghi mettono in luce che non stai seguendo nessuno. Se la santità è andare dietro ad una persona, la perfetta Letizia mette in luce che la santità si gioca nelle relazioni, perché se stare dietro ad una persona e stai dietro cercando di non avere un muso lungo, cerchi anche di costruire delle relazioni che non sono fatte con i musi lunghi, ma che sono fatte invece con l'attenzione, saper attendere attendere i tempi dell'altro, che sai guardargli negli occhi, che ci presenta un uomo concreto, vero? Questo credo che è la bellezza della statua che abbiamo nella nostra chiesa. E quindi ci vede, cogliamo un uomo realizzato, ecco, in quella statua cogliamo un uomo realizzato. Realizzato proprio perché si è messo in gioco ricercando la volontà del Signore al di là della scelta iniziale, che si è messo in gioco perché è stato attento alle persone che gli sono state affidate dai suoi confratelli, prima i frati in formazione, poi le persone che incontrava al Monte dei Cappuccini. Un frate così, semplice, che si è messo in gioco fino in fondo. Credo che Sant'Ignazio ci insegni a guardare in faccia al Signore per poi guardare in faccia agli uomini. Questo è il DNA dei Cappuccini, cioè avere il tempo di stare davanti al Signore in silenzio, guardandolo in faccia, per poi mettersi a guardare in faccia agli uomini. Pensando alla preghiera, io sono sempre attratto da un'esperienza che non è dentro nella vita di Francesco, ma di un santo che forse è molto, molto vicino a noi, dentro proprio per questa duplice dimensione, che è il santo curato d'Ars, il quale si racconta nella sua vita che a un certo punto nella sua parrocchia c'era un uomo che andava si fermava in chiesa tanto tempo. Il curato si avvicina a quest'uomo dopo un po' di volte e gli dice: ma cosa vieni a fare tu in chiesa che ti vedo sempre qui in silenzio? E quest'uomo in modo semplice gli dice: io lo guardo e lui mi guarda. Credo che questo un po' poi alla fine il senso della nostra preghiera. Io lo guardo, lui mi guarda, questa è la preghiera cappuccina, che si traduce poi nel io lo guardo, lui mi guarda, che è guardare in faccia agli uomini che ci sono stati affidati lungo il cammino. L'obbedienza intanto è un fidarsi di Dio, degli altri, avere la capacità di sradicarsi, anche di non rimanere fissi in un luogo. L'obbedienza è anche il sapersi mettere in gioco, perché d'altronde quando vivi pienamente l'obbedienza hai la capacità di mettere in gioco la tua vita e di riscoprire che la tua libertà passa attraverso le scelte di altri e attraverso l'incontro di altre persone, perché l'obbedienza poi alla fine ti porta
ad incontrare persone, luoghi, situazioni totalmente diverse. Restituirsi, credo che è riconsegnare al Signore i doni che hai ricevuto. Credo che Ignazio ci insegni questo nella scia di quello che abbiamo ricevuto da Francesco. Il fatto che Francesco dice che non dobbiamo trattenere nulla di nostro, ma dobbiamo sempre riconsegnarlo. Quindi partire dalla consapevolezza che ciò che abbiamo, le nostre qualità, sono sempre un dono che abbiamo ricevuto dal Signore, non è mai opera nostra. Questo credo sia una grande sfida, soprattutto nel mondo di oggi, dove invece tutto è concentrato sul trattenere, sul possedere, sul non mettere in gioco, lo metto in gioco solo se mi è conveniente, mentre l'esperienza francescana mi invita a riconsegnare, perché questa è la strada maestra del vivere il Vangelo. C'è stato nella mia vita da adolescente un ritiro che ha segnato la mia vita, ma in particolare la figura di questi frati che mi hanno fatto dire: ma forse che bello, voglio essere un pochettino come loro. E questo modo di stare con Dio e con la gente, proprio questo spendere il tempo in mezzo al popolo mi ha sempre entusiasmato. E questo, sono grato al Signore di questo. Credo che Ignazio alla provincia possa dire una prima cosa, quello di essere frati attenti alle esigenze della gente. Ignazio ha saputo, soprattutto nella seconda parte della sua vita, qui al Monte, è stato un uomo che ha saputo accogliere, ha saputo ascoltare le persone, ed è un uomo che poi ha saputo entrare dentro nella città, perché sicuramente la sua giornata era divisa tra tempo di ascolto alla portineria del convento in tempo di cammino per le vie della città di Torino. Quindi questo mi pare sia... Poi è stato un uomo attento alla fraternità, perché di Ignazio si ricorda stare al gioco, stare alle ricreazioni, quindi è un uomo che era comunque un uomo fraterno, chiaramente con il modo di pensare del Settecento riportato nel 2000 ci ricorda a noi frati che il valore della fraternità vissuta nel quotidiano, anche delle piccole cose, diventa fondamentale. Questo forse è il volano anche di un annuncio della bellezza della nostra vita alla gente. Terzo, Ignazio è stato un uomo di preghiera, quindi un uomo che sapeva fermarsi a contemplare il Signore. E questo forse ricorda a noi frati di riprenderci in mano questo aspetto della nostra vita. Come si sta, il Ministro Generale sta insistendo tantissimo sul recupero della meditazione, e forse Ignazio ci sta dicendo questo, cioè che quella preghiera, quello spendere il tempo nella preghiera silenziosa non è tempo perso, ma è tempo donato a Dio, ma anche a se stesso, perché nel momento in cui ti fai un regalo di mezz'ora, un'ora di silenzio al giorno, ti fai un regalo per te, per poter essere poi meglio a disposizione dei fratelli. Infine Ignazio insegna a noi frati che importante è mettersi in gioco per la fraternità, quindi avere la capacità di non rimanere fissi in un luogo, ma di davvero di camminare, di lasciarsi, di andare di luogo in luogo, di convento in convento. Quindi
questa capacità di non rimanere fissi, ma di essere itineranti. E questa è una dimensione che forse abbiamo un po' perso e che dobbiamo recuperare con sempre di più. Ignazio davvero ci aiuti in questo cammino. Il centenario può essere un'occasione per non solo riscoprire la sua vita, ma riscoprire sempre di più la bellezza della nostra vita francescana cappuccina.